sorriso di Papa Francesco nell'imporre il palio ai nuovi arcivescovi metropoliti è il segno della vicinanza della Chiesa, dell'abbraccio di Gesù Buon Pastore che sulle sue spalle portava l'agnello, e la stola di lana bianca richiama proprio quel compito. È il seguimi che il Signore dice a Pietro e che il Pontefice ripete più volte nell'omelia della Messa nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, alla quale partecipa, come da tradizione, anche una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Il primo pensiero del Papa è alla Chiesa sorella, poi la sua riflessione si incentra su una verità rassicurante, che Dio ci libera dalle catene e dalla paura. Noi, mi domando, cari fratelli vescovi, abbiamo paura? Di che cosa abbiamo paura? E se ne abbiamo, quali rifugi cerchiamo nella nostra vita pastorale per essere al sicuro? Cerchiamo forse l'appoggio di quelli che hanno potere in questo mondo? O ci lasciamo ingannare dall'orgoglio che cerca gratificazioni e riconoscimenti e lì ci sembra di stare sicuri? Cari fratelli vescovi, dove poniamo la nostra sicurezza? La risposta è semplice ed è una: riporre la fiducia in Dio e allontanare così ogni tentazione mondana, ogni paura, come ha fatto Pietro, che per ben 3 volte ha rinnegato Gesù, ma che per 3 volte ha risposto sì al suo amore. Pietro ha sperimentato che la fedeltà di Dio è più grande delle nostre infedeltà e più forte dei nostri rinnegamenti. Anche a noi, oggi, Gesù rivolge la domanda: mi ami tu? E lo fa proprio perché conosce le nostre paure e le nostre fatiche. Di fronte ai nuovi metropoliti, il Papa insiste sulla necessità di non cedere alla tentazione della curiosità e dell'invidia, ma spinge perché si guardi all'unica vera essenzialità. Il Signore oggi ripete a me, a voi e a tutti i pastori: seguimi. Non perdere tempo in domande o in chiacchiere inutili. Non soffermarti sulle cose secondarie, ma guarda l'essenziale e seguimi. Seguimi nonostante le difficoltà. Seguimi nella predicazione del Vangelo. Seguimi nell'annuncio del Vangelo a tutti, specialmente agli ultimi, perché a nessuno manchi la parola di vita che libera da ogni paura e dona la fiducia nella fedeltà di Dio. Tu seguimi. Nell'Angelus Papa Francesco torna sulla solennità dei Santi Pietro e Paolo, che pur nella diversità la fede ha reso fratelli, mentre il martirio li ha fatti diventare una cosa sola. Nei loro cuori, ricorda il Pontefice, ha agito la misericordia di Dio, li ha trasformati da peccatori in apostoli. Seguendo il Vangelo, Pietro e Paolo hanno trovato la vera via. Non è possibile ascoltare questa parola e restare fermi al proprio posto, restare bloccati sulle proprie abitudini. Essa ci spinge a vincere l'egoismo che abbiamo nel cuore per seguire decisamente quel Maestro che ha dato la vita per i suoi amici. Ma è Lui che con la sua parola ci cambia, è Lui che ci trasforma, è Lui che ci perdona tutto se noi apriamo il cuore e chiediamo il perdono.